Diminuiranno i contagi in Campania nelle ultime 24 ore, 2.427, oltre 300 meno di ieri, solo 31 i sintomatici. Il mondo dello sport contro le chiusure, alle 20 manifestazione a Napoli, ancora proteste davanti alla regione, in strada anche un banchetto dei ristoratori. Venerdì incontro premier sindacati per l'avvertenza Whirlpool, questa mattina lavoratori in sit-in con il blocco dello svincolo della A3. Coppa Italia, tonfo del Benevento, perde 4-2 in casa e viene eliminato dall'Empoli. Per l'Europa League, Napoli domani in campo in Spagna contro la Real Sociedad. Dopo il Covid, Elmas e Zielinski aggregati alla squadra. Con l'arrivo dell'influenza stagionale diventa più difficile gestire e individuare i sintomi del Covid. Una guida alla diagnosi con Laura De Donato dal TGR Leonardo. Continua a crescere il numero di contagi da Covid-19. Tanti accusano sintomi o sanno di aver avuto un contatto con una persona positiva. Come comportarsi in questi casi? Di sentire il proprio medico curante, perché per quanto sia un tempo di pandemia, ovviamente i sintomi devono essere inquadrati in un contesto reale di sospetto del Covid. Ci vuole molta pazienza da parte del cittadino che presenta il dubbio di aver contratto la malattia e contemporaneamente di essere anche stato a contatto con persone che sono poi risultate positive. Ovviamente nell'arco della giornata noi cerchiamo di raggiungere tutti quelli che ci cercano. Se i sintomi che si provano sono lievi, al momento diventa complicato poter ricevere negli ambulatori o andare a domicilio, perché la prima cosa è il medico si deve anche tutelare di non contagiarsi lui stesso nel momento in cui ci fosse il grosso sospetto della malattia. Se invece il medico verifica che si tratta di Covid? Stare a casa, mantenere anche un distanziamento con i familiari, interrompere la propria vita sociale, la vita di lavoro o la vita scolastica che sia. Noi segnaliamo all'ufficio di igiene, ma in questo momento il sistema è oberato dalle chiamate, per cui sta a noi fare quella che non solo la valutazione clinica dei sintomi, ma anche la valutazione epidemiologica delle possibili fonti di contatto. Ma in quale momento devo fare il tampone e dove? Una volta che abbiamo fatto la segnalazione al portale, è l'ufficio di igiene che poi stabilisce i tempi, le modalità dell'esecuzione e anche la sede dove fare il tampone. Ci sono casi in cui le persone hanno paura e l'istinto è quello di andare al pronto soccorso. L'accesso improprio, spontaneo, è quello che in questo momento stanno andando in tilt gli ospedali, i pronto soccorsi.